Soprattutto nella nostra area, questa qui dove stiamo guardando adesso, alcuni signori, due o tre signori, avevano già l'orto, ma dal 1960-65, e avrebbero quasi avuto il diritto di, per l'usucapione, di diventare proprietari. Convinti dall'allora presidente di circoscrizione, signora Milesi, hanno rinunciato ai loro diritti per poter dare la possibilità di costruire questo punto di riferimento, di socializzazione per tutti i pensionati della zona, hanno avuto assicurato, seppur solo verbalmente, di poter continuare a gestire il loro orto e questo sarebbe stato così per tutti gli altri che si prendevano questo impegno fino a, diciamo, cessazione per natura o per troppo gravoso impegno o altre motivazioni. C'era una rotazione, diciamo, naturale, chi faceva domanda si metteva in coda, come è successo fino ad ora, perché da 6 anni fa, quando sono stati assegnati, sono cambiati solo nella nostra zona una decina di gestori, diciamo, di affidatari degli orti. Se si andasse a fare un censimento, si scopre che ci sono una ventina di orti liberi per cui si possono assegnare, poi ciclicamente chi abbandona lascia il posto alle domande già giacenti e senza bisogno di fare graduatorie, senza bisogno di pagare la barca da bollo per presentare la domanda in comune, abbastanza, come si faceva prima, gestirlo dalle circoscrizioni, come era la delibera del 2001, che adesso chiaramente non ricordo a memoria il numero di protocollo, quello che è, però diciamo c'era questa delibera e normalmente abbiamo sempre funzionato così, anche perché qui era una zona che era stata usata per scaricare tutti i sassi, tutte le cose delle costruzioni che c'erano, diciamo, in giro senza fare un riferimento particolare. Per cui chi è venuto qui e ha preso l'orto si è dovuto per anni sobbarcare l'onere di togliere tutte queste cose che non erano adatte all'orto e inoltre ci siamo sempre preoccupati di tenere in ordine le baracche, le siepi, è sempre stato tutto pulito, abbiamo i bidoni per portare via le cose per cui non c'è mai niente di trascurato e il comune non ha mai speso niente per la manutenzione, per altre cose, per cui penso che oltre a un punto di socializzazione per chi passa, per chi coltiva, per chi porta tante volte i bambini a fare un giro, il comune non ha dovuto togliersi, tirar fuori nulla, anche perché poi queste opere erano sorte su concessioni avute ai tempi indietro, quando in un momento di particolare partecipazione della popolazione al sociale ci sono stati dei comitati del verde che allora erano riusciti a ottenere che alcune aree, oltre a parchi, fossero state fatte ad orti. E poi la storia è continuata così senza traumi, diciamo, senza problemi, fino a questa decisione improvvisa per noi, e pubblicizzata sinceramente anche con un po' di disinvoltura, non so se per colpa del comune o del giornale L'Erco di Bergamo, comunque nell'articolo dell'Erco di Bergamo del 19 ottobre compariva solo questa offerta di 65 orti senza spese se non quelli dell'acqua e dell'eventuale luce e nient'altro. In realtà sembrava che fossero tutti orti vuoti, liberi. Così non era.